Oddio, tutte le volte la sistemazione della telecamera ci deve essere, perché altrimenti non è un mio primo video che registro nella giornata. Se non c'è, non, se non ci sono quei 3 secondi di disagio in cui mi si vede muovere la telecamera, cioè si vede la telecamera a smuoversi perché io la sto spostando, non sono io. Ciao a tutti ragazzi e ragazze, sono Giada, benvenuti in questo nuovo video serale su Monster Hunter Rise Sunbreak. Vediamo se ho iniziato a registrare per niente o se sto registrando effettivamente per qualcosa. Un secondo che sta ricercando i contenuti scaricabili, ho appena acceso la, immaginate, la Nintendo Switch. E già lo dico, ci saranno possibili rumori di fondo. Va bene. Durante il video, perché ho preso la fissa in questi giorni di registrare i video di Monster Hunter di sera, perché rispetto magari ad altri giochi Monster Hunter lo trovo meno problematico da registrare la sera quando c'ho voglia di registrare con comunque della gente in casa. Oggi ragazzi è venerdì sera, cioè io sto registrando di giovedì sera, sono uscite, quindi sapete cosa significa, che voi state vedendo il video di venerdì ma io sono a registrare di giovedì, significa che siamo qua per giocarci almeno una delle due missioni evento che vedete qui scritte a schermo. Ancora una volta mano sorpresa, mettendomene due al posto di una. Non po' che hanno la fissa delle due missioni evento alla volta, ma non so se l'avete ancora notato, c'ho indosso le orecchie della Gombi e adesso sono ufficialmente un calmoniglio. Vabbè, queste. Per un po' sarò il calmoniglio, per un po'. Questa la capisco solamente chi è esperto. Ci abbiamo solamente 2 mostri da far fuori, ok. Uno, magari, visto che questa è una missione a 2 stelle, magari faccio in tempo a fare entrambe le missioni di evento questa sera, quindi. Giurato d'uso estintore e pericolo di fascio dello scimmione. Io direi di partire naturalmente da giurato d'uso estintore. Che estintore inteso come l'estintore quello per spegnere il fuoco o estintore per spegnere, cioè per estinguere le razze vaghe di mostri che ci sono. Vabbè, fatto sta che è un wyvern acquatico e a me i wyvern acquatici stanno qua. Non so cosa mi sia preso quella volta che ho detto che mi mancava affrontare Giuratodus. Fatto sta che non lo ripeterò mai più. Comunque dai, andiamo a fare la missione evento, via. Nella zona sono, come dicevo io, nella zona sono stati avvistati diversi Giuratodus. Finalmente potremo migliorare i nostri attrezzi, visto che il nostro solito mezzo per spegnere gli incendi è fuggito. Cacciane uno e ti darò delle gemme rare. Cosa vuol dire il mezzo per spegnere gli incendi è fuggito? Usavate i Tezukaba per spegnere i fuochi? Chiamavate un Daniel? Che cosa? Che provocavate il Lagiacrus? Che chiamavate per spegnere i fuochi? Alla fine è come dicevo veramente io, cioè prendiamo un giurato per i pompieri. Ma sono 3! E ne devo cacciare uno! Ma ci sono... c'è un branco di giurato in giro per la mappa veramente! Vabbè dai, ha detto di cacciarne uno e quindi ne cacceremo uno. L'ho visto adesso raga che ce ne sono 3. Ho guardato in alto a destra e ho detto ma che cazzo. Hai finito di fare le tue robe da pesce? No, non ho finito. Ha appena iniziato in verità. Dai, le gambe!
Vai lì, suonami qualcosa. Grazie. È la solita melodia, la sua memoria. Volendo poter cantarmela da sola. Peccato che la mia voce non ha effetto curativo sul mio corpo, quindi... Se la mia voce avesse i poteri curativi di una maga, cioè ti risparmierei la voce perché mi canterei io da sola la canzone. Yup. Niente. Leva. Alla uno. Dai Francesco. Cioè, non potevi andarci nuotando. Cioè, tu che ti muovi sempre nuotando, tu che ti sposti sempre durante i combattimenti nuotando, non potevi tipo nuotare. Mi sono attaccato alla pinna, alla coda, perché ecco. Sapevo che cominciava a far questo. Niente, non ce l'ho fatta, raga, solamente il vuoto ci avevo la gioia di riuscire a... ecco. A farlo saltare fuori dall'acqua a furia di colpi. Qua non ce la faccio mai. Eh no, lo svenimento di sta missione no, incredibilmente. Cioè, scusate però, perché ho 2 stelle. Thank you.
Meno male che ha solo fango e non qualcos'altro. Aia, avrebbe fatto più schifo. Però io qua a me devo ricaricare. Io mi devo riaffilare l'arma qua perché sono a verde, al verde. Dal viola sono passato al verde. Sto maledetto fango. Oh, attenzione, se ne va dove c'è un altro Giratodus. O sbaglio? Sì! Cavoli, quello era molto più grosso! Sapete, meno male che ho puntato questo qua piccolino, perché se avessi cominciato a cacciare questo sarebbe stato problematico. Parte otta, vai. Ho fatto proprio un sacco di danni, caro mio. Raga, sta morendo! Raga, pesce adesso per cena, chi ne vuole offro io. Io non ho mai assaggiato il pesce adesso, ma non so, a chi piace mi dica se è buono. 15 minuti di video, beh dai. Direi che è confermata la seconda missione anche. Cioè, direi che è confermata anche la seconda missione per stasera. Non c'è dubbio che termini il video qua. In tutto questo mi sono completamente dimenticata qual era il compenso per questa missione. Ah, caccioni uno e ti do delle gemme. Ah, ok, quindi ha le gemme, le hai compenso.
Raga, meno male che comunque ho beccato il Juratus praticamente più piccolo, perché gli altri, cioè più che altro non so le dimensioni del terzo, ho visto il secondo, il terzo non so che dimensioni c'ha. Vediamo se faccio il tempo a vedere adesso. Vedi la lontananza! No, non faccio il tempo. Volevo almeno vedere le dimensioni, magari è ancora più grosso, ve lo immaginate? Il giurato più grosso di sempre. Se la batteva con il Gran Jagas. Olè, 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 eccole qua tutte le gemme. Gemma, scorvi, sangue. Lapislazzoli. Oh, bello che tutte quante, non si vede spesso in giro, purtroppo è molto costosa. Gemma rara dall'immesso potere, rara per vaso da un potere da un selvaggio. Alla faccia. Purtroppo non so bene che abilità dino queste bellissime gemme che ho ottenuto. Comunque qualcuno vuole parlarmi, sarà mica, ecco, Gallius che mi regala il solito buon regalo. E infatti posso dare un'occhiata alle gemme che quindi ho ottenuto. Gioielli, ai gioielli, scusatemi. Allora, scegli gioielli, no? Io tipo metto qua, allora, scegliamoci questo qua. Posso vedere da qui? No. E allora sono scemo, non mi ricordo per cosa servono le gemme. Vabbè, sapete cosa c'è? Andiamo a fare una cosa in cui sicuramente sono su cui sicuramente ne so qualcosa. Pericoli, fascio dello scimmione. Dai, andiamo a cacciare un Gajang, presuppongo di dimensioni notevoli alle sorgenti infernali. Difesa al tuono, fortunatamente l'armatura del Malzeno, anche senza mangiare i dango, c'ho già difesa 38 di tuono con i gioielli. Non le gemme, i gioielli. Tuono. E noi però, se siamo fortunati, la aumentiamo a 48. Resistenza tuono 48. Penso che dovrò sopportare un pochino le fulminate delle Gajag. In ogni caso, sempre meglio evitarle. Fanatico dei muscoli. Ehi là, ecco il tuo compare Jay. Hai mai notato i muscoli del Gajag? Sono perfetti. Vorrei poterne conoscere tutti i segreti. Puoi distrarne uno così posso studiarlo. In cambio avrai dei titoli? No, ho finito di leggere, scusatemi, che mi turbo io con queste cose. In cambio avrai dei titoli e un'armatura, ragazzi. L'armatura mi interessa più dei titoli. Per carità, poi i titoli sono ben accetti. Quanto mi dispiace che sta mappa ci sia la musica più bassa. Ciao! Sì, è bello grosso. Vaio si è infugato a morte senza la fase iniziale. Magari c'aveva già la quiniera colorata e non ci ho fatto caso. Perché c'è la fase normale, poi fase di pelle dorata e di pellicce dorate e poi pugni serrati, belli resistenti, ecco. Probabilmente prima c'era la pelliccia dorata e non ci ho fatto caso. Abituato alla ragazza furioso che ce l'ha perennemente dorata. Sì, deve essere andata così. No! Ho sprecato un pronto soccorso, ma va bene.
Di solito mi piace colpire il tallone, ma in questo caso mi ha dato proprio fastidio. Ok, è tornato normale. Aia. Dai, ma dai! Ecco. Raga, non è giornata per cacciare gaggia questa sera, è proprio... O sono semplicemente oggi... Cioè, oggi sono scarsa con i gaggia, capito? Col giurato ci me la sono cavata piuttosto bene, con gaggia che invece sono... un po' arrugginita. Tra l'altro di là, cioè lì mi ha piazzato la pianta della vita a 100 km praticamente. All'importante è che non abbia preso in faccia, poi... Raga, talmente, questo è uno di quei casi in cui il mostro è talmente grosso che non riesco a colpire la parte che dovrei colpire. Colpisci la coda? A 2 km d'altezza. E in effetti ha fatto male. Cioè, raga, siamo a 5 minuti, ho usato 9 pronto soccorso su 10. Adesso mi riprendo, non appena io un po' ancora non miglioro, giuro. Francesco, l'ho visto, il boomerang di Francesco.
E però l'ho visto proprio per spezzare il corno stavolta. Non m'ha presa! Francesco, vieni, devo... Ecco, dovevo riaffilarmi l'arma, guarda, che ancora una volta... No! Miracolo! Che imbecille, non l'ho visto. Cioè dai, se avessi visto da dove arrivavo l'avrei schivato, l'avrei bevuto e non il vino, la pozione, e saremmo stati tutti contenti invece. No. Comunque io farei la petizione, tizi della cacca, fate ragionamenti, alzate il volume di sta benedetta mappa, perché è troppo basso, anche quando dovrebbe essere alto, cioè la musica dell'arena normale è più alto per dire. La musica della mazza è più alta quando combatti sta mappa, cioè dai. Grazie, lì oggi proprio non ci sono un po' Gajang, non ci sono proprio. Oh raga, mi auguro che sto Gajang batte il record del più grande, perché... del raggio che più grande finora, perché veramente altrimenti non so dove abbia visto raggio più grossi.
Madonna, che atterrata! Ok, è tornato tranquillo. Ok, mi tocca parlare vicino al microfono perché aiuto! Sento che i rumori di fondo stanno aumentando, mi auguro che... Comunque non li sentiate perché c'è un casino della Madonna. Fortunatamente c'è casino, però... Raga, sta a parlare vicino al microfono, è veramente scomodo perché mi devo piegare in avanti ed è una roba che da... C'è il volume qua, va là, diventiamo sordi. Cioè, voi non diventate sordi, io divento sorda. Così anche l'altro cono è andato. Ma perché mi dimentico che per schivare sti pugni devo correre in avanti, perché correre a lato non ha senso, perché hanno una gittata ai lati che è larga di proposito. È ampia, non larga, ampia. Raga, ma mi sentite voi? Domanda, mi sentite voi proprio? Perché la TV sicuramente la sentite. Vi chiedo se voi sentiate me. Perché alzate il volume a dei livelli per gli standard indecorosi per le mie orecchie. Cioè le mie orecchie stanno piangendo in questo momento. E tutto questo quanto manca a gaggia? È da 20 minuti che sono qua. Riuscite lo stesso a farmi prendere, ma che proprio sono oggi, sono veramente triste.
che sta succedendo di là? Cioè, no, veramente. È bello di quando registro con... che non sono solo a casa, che poi succedono, quando succede il casino mi chiedo cosa cazzo stia accadendo, però ci devo parlare sopra per fare in modo che voi non lo sentiate, cioè, e quindi c'è un trip e quindi rimango col dubbio su che cosa cazzo stia succedendo, cioè, non sta succedendo comunque nulla di tranquillo comunque, da quel che sento, e che mi auguro che voi non sentiate, cioè, nulla di grave, mi auguro, spero. Comunque sì, avevo detto che facevo una mezz'oretta, cioè no, ma... Poi dopo, magicamente... Cioè, io devo tipo prendermi dei pannelli fonoassorbenti comunque, in ogni caso, perché... Magari con i pannelli fonoassorbenti non si sente tutto il casino... Il casino che arriva dal resto della stanza, cioè tipo... Ho dei pannelli da mettere sulla porta quando la chiudo. Magari funzionano, cioè dai. Lo so che per fare meglio il lavoro dovrei metterli da tutte le parti, però... Mamma mia, che colpo! Ma sapete qual è la cosa bella di tutto questo? È che io ho alzato il volume della televisione a dei livelli abnormi, ma in tutto questo la musica delle sorgenti non si sente un cazzo. Cioè, io ho detto fate l'aggiornamento programmatore in cui alzate il volume, perché... Ma probabilmente sono io l'unica che si lamenta del fatto che alle sorgenti si sente basso, perché cioè, sicuramente gli altri la sentono alta, sono io che la sento bassa perché sono scema. Raga, anche a voi però la sentite più bassa delle altre mappe, cioè ditemi la verità, dai. Sono a 20 col volume della TV, di solito il volume è a 14. E nonostante il casino non si sente comunque la musica delle sorgenti, è comunque bassissima. Cioè, una scelta voluta che sia basso il volume. Cioè, perché io penso alla musica dell'arena desolata, dell'arena. E là la senti bene. Anche questa la senti bene, visto?
io devo prendermi dei pannelli fonoassorbenti da mettere sulla porta, principalmente perché se sento dei rumori di fondo che non sono belli mi innervosisco a mia volta. Se io se l'ambiente attorno a me è incasinato devo mettermi tipo le cuffie, qualcosa che mi tranquillizzi, perché altrimenti mi innervosisco e non riesco più a fare quello che volevo fare. Io sono tipo empatica con l'ambiente che mi circonda, se l'ambiente è incasinato sono incasinata pure io. Stavo dicendo, ma questi rumori di fondo che sento sono delle mie allucinazioni, perché di solito è anche così, di solito sono talmente fissata con i rumori che non mi piacciono che li sento anche quando non ci sono, ma effettivamente però sono suoni veri. In tutto questo il gaggio che si è stancato 4 volte, è quasi mezz'ora che siamo qua a picchiarlo e non è ancora apparso il simbolo di premotte. Scusate, ma io ci tengo alle mie orecchie, cioè. E poi a furia di forzare le casse della televisione finisco per dover comunque alzare tanto il volume, perché si danneggiano, cioè col passare del tempo perdono colpi, no? E a proposito di perdere colpi, probabilmente nelle mie orecchie dopo questa mezz'ora passata, cioè questi 10 minuti buoni passati nel casino più totale, mi sa che impiegheranno qualche ora a riprendersi. E via, niente. Sei una vita, capito? Lì sei una vita. E Francesco, siete entrambi delle vite. Beh, questo era scontato. Anch'io sono una vita, ma in verità ne ho due. Ma quanto sarebbe difficile mostrare se seguisse una fisica realistica, ragazzi? Troppo. Francesco, grazie Francesco.
salvifico ancora una volta. Lui, proprio lui, il tuo salvifico. E questa, quella che vedevate prima, era una Giada confusa dalla telecamera cinematografica. Ma dove è durata quasi 30 minuti? Oddio! E ha battuto il record di dimensioni, non ho letto. Beh, forse voi l'avete letto. Bene ragazzi, direi che per stasera il video serale su Monster Hunter Rise Sunbreak si possa concludere qui, quindi niente video serale, domani sera, visto che le missioni le ho fatte tutte questa puntata. Adesso, prima di chiudere, dobbiamo vederci i titoli e lo stile e l'armatura. Però nel frattempo, se questo video, se questo video serale vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un mi piace. Ricordatevi di iscrivervi al canale se volete continuare a seguire il mio video. In descrizione trovate il link alla playlist completa su questo gioco. Cosa mai vi foste persi qualcosa, il link al mio profilo Instagram, dove posto qualcosa ogni tanto, tra cui annunci a questi video. Infine vi ricordo che ogni tanto posto qualcosa pure qua sulla community, sempre in occasione di annunci vari o altre cose. Quindi andate a controllare anche di là ogni tanto. Solo che non vi arriva la notifica, di quindi dovete controllare per conto vostro. Tutto questo stemma muscoloso, il risultato che avrò rassodato e pompato i muscoli. Mostrano la foggia. Ragazzi, forse questa volta ci abbiamo la botta di coda, non di culo, di coda, per di farci già lo stile armatura, se è un pezzo solo, di solito i pezzi unici chiedono tre fogli. E non ho guardato i titoli, e ha nei titoli, no? Quindi focacciatore. Sì, è anche questi. Torna con la vittoria dallo scontro con l'incarnazione della rovina. Famigerato, grande slam, incarnazione, detonazione, possente. E andiamo a vederci lo stile armatura. Questa è a due regali in uno. Corpo muscoloso, ah no, direttamente tutti gli altri pezzi. Ah, quindi mi tocca rifare la caccia un'altra volta. Che palle. Comunque, oh, vediamo un po' come risulterebbe alla fine. Ma cosa vuol dire? Cosa vuol dire risulterai? Cosa mi significa? Ma che cazzo? Ma cosa? Cos'è? Ma cos'è sta roba? Ma cosa vuol dire? Cioè, per i prossimi combattimenti giro nuda praticamente. Praticamente sarò tipo non quella di Final Fantasy 7, lei gira vestita. Comunque va bene. Beh, io parto dal basso, perché non vorrei dire, ma cioè, se va bene che, per carità, sono sempre comunque più libera che quando indossavo lo stile armatura a vapore, dove c'avevo addosso una gonna che manco il vestito di Cenerentola. Però anche questo, cioè, ok, sarà un problema. Beccherò la broncopolmenite la prima volta che devo fare una missione a le rovine ghiacciate. Però va bene. Ok, nel frattempo sto conciata così. Va bene che ci stiamo avvicinando l'estate sempre, però. Va bene ragazzi, è praticamente la mia skin senza vestiti, praticamente. A parte le mutande e il reggiseno sportivo. Cos'è che stavo dicendo? Ah sì, noi ci rivediamo alla prossima! In effetti il nudo c'era anche in Monster Hunter World. Dovevano trovare la maniera di infilarlo pure qua, quindi. Okay.